dei comitati Nota Terzo Valico della Val Polcevera, anche il versante Ligure oggi partecipa alla manifestazione di Arquata Scrivia. Quali sono le problematiche che anche sul vostro territorio riscontrate rispetto al Terzo Valico? Sono molto devastanti, oserei dire, perché colpiscono dal confine con il Piemonte fino praticamente al porto di Genova. Per chi conosce un po' il territorio, anche Ponte Decimo, Isoverde e tutta la zona della Val Polcevera Bassa impattano completamente su tutto l'arco dell'Appennino, nella zona che notoriamente è più piena di amianto e anche affiorante sul territorio. Non è un caso, pensiamo, che nello stesso territorio si voglia costruire il nuovo più grosso inceneritore di tutta quanta la zona tra il Basso Piemonte e la Liguria, e proprio nello stesso punto dove sbucheranno vogliono far sbucare le gallerie del Terzo Valico, dovrebbero sbucare le gallerie della cosiddetta Gronda, quindi la nuova bretella autostradale. Tutto quanto in meno di 5 km quadrati. È una fortuna e anche una rivelazione la manifestazione di oggi, perché finalmente vediamo anche parecchia gente da Genova che si è mossa, ma sul territorio genovese, non ultima ieri sera un'importante assemblea pubblica dove sono stati contestati gli amministratori locali di un comune dell'Alta Val Polcevera, finalmente si inizia a prendere un pochino di coscienza. Sono un pochino avanti da quelle parti, nel senso che ci sono già delle aziende attive che stanno facendo delle rilevazioni sul terreno, però pensiamo che la mobilitazione di questi giorni sia molto importante. Sì, questa per voi non è la prima manifestazione in realtà, perché alcune settimane fa in Val Polcevera già una manifestazione di centinaia di persone ha appunto attraversato la valle. Sì, è corretto, e anche quella è stata una grande sorpresa, perché sono stati un comitato di genitori di una scuola che fondamentalmente da soli hanno costruito questa mobilitazione. È stata una sorpresa per noi un pochino più vecchi, che già avevamo cominciato le battaglie sulla questione della bretella autostradale. Di punto in bianco, in un pomeriggio 500 persone si sono riversate in mezzo al quartiere, ottenendo anche l'appoggio di tutta la popolazione che veniva toccata dalla manifestazione. Quindi decisamente una situazione molto positiva. Grazie mille, buona manifestazione. Grazie a voi, ciao.